Ma commento iniziale, sicuramente è stata una partita difficile, una partita che sapevamo che incontravamo una squadra ben organizzata e soprattutto in casa alla prima dopo molto che è ritornata nel professionismo e quindi ci teneva a far bene. Credo che tutto sommato loro hanno giocato molto di più nella nostra metà campo, hanno avuto un grande possesso palla, ma di occasioni ne abbiamo avute anche noi, potevamo fare gol anche noi e credo poi nello specchio della porta loro hanno tirato veramente poco e noi abbiamo avuto 3-4 situazioni davanti al portiere, potevamo sfruttare meglio, però devo dire che il pareggio è giusto. Entrambe due pareggi dopo 2 giornate. Sì, due pareggi, è ovvio che anche noi insomma, veniamo da una stagione precedente dove abbiamo ricostruito una squadra, abbiamo solo 3 undicesimi vecchi dell'anno scorso e quindi è normale avere qualche difficoltà di gioco. Però tutto sommato sono ragazzi giovani che lottano, che si impegnano e che cercano di crescere. È un campionato dove dobbiamo avere una crescita costante proprio perché la bassa età che abbiamo ci deve permettere, ci deve far crescere immediatamente, ma è ovvio che ci vuole un attimino di tempo, ci vuole un attimino di adattamento, visto che ben 3-4 undicesimi vengono dalle primavere, quindi devono avere un po' di adattamento. Mister, è vero che Teramo ha giocato di più nella vostra metà campo, però non è stato molto difficile contenerlo poi perché davanti ha fatto poco. Sì, ha avuto poche occasioni di andare al tiro, ma però si sono mossi bene davanti, hanno avuto anche comunque dei bei movimenti. Sicuramente non sono riusciti ad andare al tiro, perché sono stati molto bravi i nostri ragazzi a chiudere tutti gli spazi e cercare di ripartire. E come hai detto giusto, noi abbiamo avuto le occasioni più importanti per far gol. Loro hanno tenuto un possesso palla, un gioco sicuramente costruttivo, cosa che noi dovremmo anche noi migliorare, ma quando giochi con tanti ragazzi è inevitabile anche perdere un po' di riferimenti, ma soprattutto in possesso palla. Magari sono bravi a contenere gli spazi, ma almeno poi sotto il profilo del gioco. Sono tutti miglioramenti che dobbiamo raggiungere. Non ci avete messo forse troppo tempo a capire che Teramo giocava solo sull'1-2 al limite dell'area, sfruttava poco le fasce? Sì, sapevamo dei tagli interni, sapevamo anche che dovevamo chiudere un pochino dentro, ma non siamo riusciti inizialmente a rimanere corti, soprattutto con gli esterni sui tagli dentro, i due esterni, sia Romiti da una parte e anche dall'altra parte Mazzanti non stringevano poco, non gli andavano addosso, quindi gli permettevano di girare. Poi abbiamo sistemato un secondo tempo e addirittura quando siamo passati 4-3 fino all'espulsione non abbiamo mai rischiato un tiro in porta, quindi è una squadra molto giovane, dobbiamo lavorare molto, sappiamo che dobbiamo migliorare molto sotto il profilo della conclusione, della fase di possesso. Nella fase di non possesso l'abbiamo fatta molto bene, siamo stati veramente bravi. Mister, sull'espulsione, esagerata secondo Ma è stato esagerato un po' tutto. È stata una partita, secondo il mio punto di vista, molto corretta, maschia, ma tutte queste espulsioni e munizioni, evidentemente l'arbitro, ma non è la prima volta, hanno un po' di difficoltà a mettersi in forma, perché oggi mi è sembrata una partita tutto sommato molto corretta ed è riuscito a fare una confusione incredibile, tra munizioni, espulsioni, insomma, evidentemente la forma non è al massimo né per noi, ma neanche per loro, evidentemente. quest'anno avevate una squadra che segnava molto, il miglior attacco del girone. Quest'anno avrete una squadra un po' a trazione posteriore o pensate di riproporre una squadra come quella dello scorso anno? Ma abbiamo lavorato su questo, nel senso che sapendo che avevamo perso 2 giocatori che hanno fatto 45 gol in due, era inevitabile che sostituirli e fosse impossibile. Uno gioca in Lega Pro, uno e l'altro è andato in Serie B a giocare, quindi 2 giocatori fondamentali. Però sapevamo che dovevamo muoverci prima, siamo andati su ragazzi molto giovani di primavere di Empoli e Fiorentina per cercare di avere queste scelte e quindi chiuderci bene, avere dei riferimenti importanti sia in mezzo al campo che in difesa. E poi in attacco dobbiamo cercare di migliorare, soprattutto visto anche l'inserimento di Gurma che è arrivato in ritardo di preparazione e quindi di condizioni insieme a Peluso. E ovvio che questi sono giocatori che devono entrare in condizione e poi ci daranno soddisfazioni. Sì, le pregi e i difetti, ogni partita vengono fuori i pregi, vengono fuori i difetti. Abbiamo fatto una partita contro una squadra di qualità, che si è difesa bene, è anche stata pericolosa perché poi ha giocatori che quando arrivano, senza aver bisogno di entrare dentro la linea di porta, ma quando arrivano sui 20 metri tirano e prendono la porta, quindi era una partita dove bisognava fare molta attenzione. Il primo tempo gli abbiamo lasciato qualcosa, il secondo anche lì qualcosa, ma fa parte del gioco e noi abbiamo fatto quello che potevamo. Tranne gli ultimi 10 minuti o 5, magari dopo l'espulsione loro, con il recupero compreso, lì abbiamo fatto un po' pietà perché
perché abbiamo perso la testa, dovevamo solo cercare di gestire palla e portarla nei pressi dell'area loro per poi trovare se ci fosse stato lo spazio giusto. Invece abbiamo fatto un sacco di confusione, però al di là degli ultimi 10 minuti e al di là che nella partita ci sono momenti dove la fai meglio e altri dove la fai peggio, ma fa parte della categoria, quindi le partite saranno tutte così, anche peggio, sono tutte difficili. Il cambio di Petrella non ce la faceva più, era fatto male. Petrella poteva uscire anche prima, per fortuna non si è fatto male, ma Petrella, l'autonomia sua in questo momento è questa, quindi Petrella è uscito a 10 minuti da un quarto d'ora alla fine, no? Senti, davanti, al di là del 1-2 sullo stretto, non ci sono altre alternative? Sì, alternativa che tiriamo da 30 metri e la buttiamo sotto l'incrocio. Altre alternative non ce ne sono, a meno che ti senti dal... No, noi per fare gol dobbiamo cercare di giocare bene e poi di concludere. O tiri da fuori area o entro dentro l'area. Per fare gol devi giocare bene, devi essere fortunato. E noi, onestamente, in queste due partite male non abbiamo giocato. È chiaro che quest'anno, forse voi non ve ne siete accorti, ma ci troviamo in un'altra categoria dove sia dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista fisico, si fa più fatica. Le squadre scarse non ce ne sono e quindi, al di là di quello che possa essere il nostro obiettivo, noi del pareggio di oggi dobbiamo essere anche soddisfatti, se vogliamo, al di là che negli ultimi 10 minuti potevamo fare sicuramente meglio. E poi ci saranno delle partite dove magari non passi mai la metà campo e la vinci la partita, però noi fino adesso nella metà campo avversaria ci siamo stati parecchio, ma non siamo riusciti a segnare. Bisogna aspettare il ritorno, è un po' un ritornello di Bernardino e Iazzetta per vedere qualcosa di meglio qualitativamente, oppure visto che arrivano giocatori in prova che sono mediani o registi eccetera, magari se deve arrivare qualcuno in prova potrebbe essere un giocatore di altro impiego, di altro ruolo. Se non bisogna aspettare Bernardino e Iazzetta per fare un ulteriore passo di qualità, un salto di qualità. Ma adesso noi ci ripetiamo perché ogni settimana ridire la stessa cosa penso che sia anche stupido, pure da parte mia che vi rispondo, però noi abbiamo già detto, ma l'ho detto già tempo fa, in questo momento noi siamo una squadra che dalla metà campo in avanti non abbiamo moltissima gente che ha la qualità di saltarti l'uomo, di creare la superiorità numerica, di andare al tiro, di fare gol da 30 metri in questo momento. Abbiamo recuperato la settimana scorsa Petrella, che è uno di questi, è un giocatore del genere, ma in questo momento non ne abbiamo altri, perché Iazzetta non sta bene, Berardino, giustamente, come dici tu, non ce l'abbiamo, e quindi cerchiamo di fare con quello che abbiamo. Con quello che abbiamo facciamo bene altre cose, magari bene, meno bene quelle che poi magari interessano. Appunto, ho detto, se devono arrivare in prova dei giocatori, magari dovrebbero avere un altro tipo di ruolo, piuttosto che chi si sta provando in questo momento. Foglie viene tesserato, sì o no? Gianluca, Foglie, 3 giorni che sta a lei, lo tesserate, non lo tesserate? Centrocampo manca qualità, 2 mediani, bravi, di quantità. Quindi Foglie? Quel Foglie, questo è un problema che ha la società, se vorrà prendere Foglie... Perché tu non fai parte della stessa società. Certo, ma io faccio allenatore. Io penso che Foglia comunque non è un mediano, è un giocatore con attitudini offensive, non è una punta, però è un giocatore forte, un giocatore che a noi potrebbe far comodo, e io penso che la società abbia anche intenzione di prendere un giocatore in più in questo reparto. Però adesso questo cambia poco rispetto a quello di cui dobbiamo parlare noi, che è la partita, che... Se vogliamo criticare la squadra lo possiamo fare, e io sono il primo che deve essere criticato, però questa è la squadra e sono contento di quello che stanno facendo. Per quanto riguarda anche la fase offensiva, quindi i movimenti che facciamo, non siamo neanche troppo dietro, perché l'anno scorso di questi tempi facevamo anche peggio, eppure avevamo una squadra molto forte per la categoria dove giocavamo, quindi io sono sereno. È chiaro che se l'aspettativa è di vincere il campionato, di arrivare prima, di vincere tutte le partite, da vedere un'altra partita, perché qua lo stato di Piano d'Acqua
sta situazione questa non la vedrete mai, secondo me. D'altro canto la fase difensiva sembra buona, peraltro oggi il Murphy stava facendo un risultato pieno alla mezza, non so come sia finito, quindi l'altro lato, cioè l'aspetto difensivo, la squadra ha dato delle risposte importanti. La squadra adesso dal punto di vista difensivo sta facendo bene, oltre che perché avrà delle qualità, ma anche perché è supportata da un centrocampo di quantità, un centrocampo di filtro, che lascia pochi spazi ad entrare con gli 1-2, con i dribbling, e quindi i nostri difensori in questo senso sono anche avvantaggiati, al di là che non è che li voglia, che non gli voglia fare complimenti, però in questo momento noi stiamo facendo meno fatiche perché siamo strutturati in questa maniera, però facciamo fatica un po' di più ad arrivare in porta. Però sei d'accordo sul fatto che il migliore in campo del Teramo oggi sia stato Serraiocco? Ma che significa? Noi abbiamo almeno tre palle gol. Serraiocco vorrà dire che abbiamo un gran bel portiere, però insomma alla fine questi sono entrati, Serraiocco ha fatto delle parate con tiri da fuori area. Beh no, dopo pochi minuti si è presentato uno da solo davanti a lui, due volte è successo, quindi anche la fase difensiva forse. No. Ho capito. Vabbè, in effetti ma in effetti io penso che se la critica è questa andate avanti pure, io non sono d'accordo, quindi se lui avrà fatto delle parate siamo contenti che l'ha fatta, però noi oggi abbiamo giocato più di loro e potevamo ottenere più di loro, e loro sono comunque una squadra forte che per quelle che sono le loro caratteristiche potevano farci gol in ogni momento. Per noi il gol non l'abbiamo fatto e abbiamo cercato di fare quello che potevamo. Questa è la partita, sta bene o non sta bene, questo è quello che abbiamo fatto oggi. Hai detto che mancano i giocatori che danno superiorità numerica in fase offensiva, che saltano l'uomo e tutto il resto. Lo devo chiedere a te o al direttore sportivo, perché nell'organico questi giocatori non ci stanno? Ma non ci sono perché Berardino purtroppo è arrivato con un infortunio, si pensava che potesse stare bene. Ed è uno di questi. Come la prima volta, stendiamo un velo pietoso su Berardino, per favore. Che se è arrivato infortunato, stendiamo un velo pietoso, perché sennò dovrei chiedere il ritiro della tessera a chi lo ha preso. Io, come c'ho la penna, purtroppo per loro. Minchia, come state avvelenati oggi? Non sto avvelenato, come cazzo ti viene in mente che si prende un velo di Giuseppe? Ma che se prende un giocatore che sta infortunato e stiamo a settembre, un anno poco finisce il girone d'andata e ancora stiamo con i giocatori da recuperare. Mi sembra normale. Vabbè, però io queste sono altre problematiche. Io sono venuto a te o a Di Giuseppe. Io sono venuto qua per parlare della partita, se volete. Se volete chiedermi qualcosa della partita, anzi ho già detto tutto, quindi se volete trovare qualcuno da azzannare, io non sono azzannabile perché porto il veleno dentro. Ci sono altre domande, prego. Dimmi. Vorresti che i terzini spingessero di più durante la partita? Beh, in effetti oggi con i terzini abbiamo spinto poco perché in alcune zone di campo non siamo bravi poi a fare certe cose e per poter dare il tempo al terzino di attaccare. Quindi questi sono, per il momento, sono uno dei difetti che abbiamo, perché nella manovra tante volte non capiamo, o meglio, qualche giocatore non capisce il tempo dell'inserimento. E quindi lo spazio non si apre per i terzini, quindi sì, questa è una cosa che possiamo migliorare. Senti mister, oggi Novinic è apparso di nuovo tra i meno brillanti, lo includi tra i difetti di questo momento? No, io anche oggi ho visto Novinic come uno dei migliori, lui è un mediano adattato in un ruolo che lui può anche fare, perché fino a che gli si chiede di pressare e di giocare semplice come lui sa fare, visto che Novinic in tre partite avrà sbagliato due passaggi, quindi Novinic sta facendo bene. Poi se ripete un'altra volta, tanto qua sarà tutte le partite così, a meno che si vince magari domani so altro, però se poi a Novinic gli si chiede di dribblare e mettere la palla sotto l'incrocio è meglio prendere un altro, però io c'ho Novinic e me lo tengo stretto. No, penso che oggi abbiamo fatto una buonissima partita. Poi normale, la prima in casa, forse eravamo anche un po' tesi o non siamo stati forse brillantissimi davanti al portiere, però io sono contento della partita che ha fatto il Teramo oggi, mettendo sotto il Gavorrano, perché oggi il Gavorrano è venuto qui a subire. Poi
è normale, in C non è facile, le squadre si mettono dietro, se sanno che hai un buon gioco e ti tocca trovare il buco, la giocata, il gol, ma non è facile. Manca un secondo tempo per terminare che possa fare il gioco in avanti? No, secondo me la Rosa in questo momento sta bene, forse non siamo stati, come detto prima, molto anche fortunati, perché le occasioni, due o tre occasioni buone le abbiamo anche avute, quindi non penso che manchi niente a sta Rosa, forse manca un po' di fortuna, siamo all'inizio, è una squadra nuova, io non credo che ci siano dei reparti dove il Teramo sia debole. E all'altezza della categoria. Se viene un raffreddore a buchi ci sarà Bellucci, comunque c'è il mister, non è Paterno. La stessa cosa, cioè, lo stesso ruolo, lo stesso giocatore. Io ho fatto il difensore, quindi. Attaccanti non dovresti capire, perciò. Sì, dopo. Una domanda da fare più all'allenatore che non ne ho. Dopo. Detto, non manca niente, allora gli chiedo questo. Io, cioè, a mio avviso, per quello che conosco io, la Serie C2 è la Lega, Seconda Divisione Lega Pro. E la squadra è ottima, è all'altezza, può fare benissimo i playoff se ha la testa e se gioca con umiltà. Se poi mancheranno se due componenti, allora sarà difficile.